Salve a tutti Blazers e bentornati in Attack on Titan Wings of Freedom con la puntata numero 13, dove ci ritroviamo qui in questa baracca della Legione Esplorativa con il gruppetto, il team di Levi, che a quanto pare ha qualcosa da dirci. Quindi tra poco interagiremo con loro. Prima voglio un attimo sbirciare, no, in realtà sembra il classico centro che vedevamo anche nelle prime missioni. Comunque ci siamo ritrovati dopo aver salvato Trost a essere giudicati, perché Eren ovviamente ha i poteri di un titano, quindi a tanti fa paura. Alcuni lo volevano morto, altri lo vogliono usare per i loro poteri, alla fine hanno prevalso i secondi, e quindi eccoci qui, pronti per... anzi, siamo già uniti con la Legione Esplorativa e soprattutto pronti per fare missioni con loro al di fuori delle mura. Vediamo un po' che cosa ha da dirci questo simpaticone. Aru, quindi tu sei quel ribelle di cui tutti parlano. Certo, Aru. Essendo stato accettato nella Legione Esplorativa, Eren ha joinato la squadra delle operazioni speciali, meglio conosciuta come squadra di Levi. Non essere troppo pieno di te, recluta. Non mi interessa se sei un titano che, il capitano, non dovrebbe supervisionare un pischello come te. Si è morso la lingua, praticamente. Non vedo l'ora di lavorare con te, Eren. Lui è molto più positivo. Ed Eld dice, è ancora duro da accettare. Lo sai, tu puoi diventare un titano, insomma, non è che sei molto sicuro. Però i quattro membri della squadra di Levi, che sono l'elite, lo hanno praticamente accettato a modo loro. Ma come dice Eren, se mai dovesse andare in Berserk, questi soldati lo uccideranno senza pietà. E lo faranno anche senza molti problemi, perché sono fortissimi. E questa è Angie. Ciao squadra di Levi, come vi sentite? Stiamo conducendo una indagine ecologica con i due titani che abbiamo catturato. Potrei chiedere per la tua assistenza nel prossimo esperimento, Eren? Mi spiace, ma non dipende da me la decisione. Comunque, quale tipo di esperimento sarebbe? E certo, ero sicura che lo avresti chiesto. E te l'avrei detto comunque. Questa volta i titani che abbiamo catturato... Abbiamo problemi, comandante Hanji. I soggetti del test, i due titani, sono morti? Sono stati uccisi? Cosa? Ah, vi ricordate i titani che abbiamo catturato nella nostra missione con la Legione Esplorativa? Titani che... in realtà, nella realtà della storia, vengono catturati a Trost quando riprendono la città. Però vabbè, questi sono dettagli. Non è che cambi tantissimo. Però a quanto pare sono stati uccisi i due titani catturati. Perché? Ragazzi, siete qui? Mikasa, Armin? È passato un sacco di tempo? Stai bene, Eren? Non ti hanno ferito, non ti hanno fatto nulla? No, nulla. Ma i titani per il test sono morti. Ne avete saputo qualcosa voi? I soldati hanno visto il colpevole scappare. Non sappiamo chi sia, ma l'individuo ha utilizzato il manovratore per il controllo tridimensionale. Quindi chiunque ha l'equipaggiamento potrebbe essere colpevole. Stiamo cercando chi lo ha senza permesso, ma non abbiamo trovato prove. Eren, c'è anche Sasha e anche Connie? Ragazzi, se siete qui, significa che siete tutti nella legione? Jan, Annie e Marco sono andati nella polizia militare, quindi... Annie ha joinato la polizia militare, Marco invece... Marco è morto. Jan, anche tu? Cosa? Che stai dicendo? Marco è morto. Vi ricordate il buon Marco Bot? Non tutti muoiono in modo drammatico. Non sappiamo neanche come sia morto. Eren, hai provato a uccidere Mikasa quando ti sei trasformato in un titano, vero? Quindi tu non hai l'abilità di controllare i tuoi poteri da titano. Sì, suppongo che hai ragione. Le nostre vite, le vite di tutta l'umanità sono in bilico in questo momento.
Forse era meglio che tutti fossimo morti come Marco, in segreto, senza che nessuno ci vedesse. No, Eren. Eren, ci devi ripagare. Dacci quello che pensi valgano le nostre vite. Eren, possiamo davvero contare su di te? Eren è un attimo sconvolto, perché lui non sa ancora controllare i suoi poteri. Però, come abbiamo visto, praticamente tutti i migliori cadetti si sono uniti alla legione esplorativa. Abbiamo Sasha, abbiamo Connie, Rainer, Bertolt, Mikasa, Armin, che non era tra i migliori, però fa niente, c'è anche Armin. Abbiamo Krista, abbiamo Ymir e abbiamo anche Gian, inaspettatamente. Mentre purtroppo Marco è morto nella battaglia di Trost e non si sa come, mentre Annie è l'unica che è andata veramente nella polizia militare. E qui abbiamo Levi, proviamo a parlarci. Ok, beh, niente di importante. Torniamo immediatamente dentro, ragazzi, anzi andiamo un attimo a fare acquisti, perché mi interessava un attimo vedere di potenziare le nostre armi. Nel mentre possiamo upgradare la spada, ottimo, diventa davvero una bestia in questo modo. E probabilmente, no, questo non ancora, per il resto direi di aspettare. E qui possiamo proseguire con la prossima missione parlando con Mikasa. Il tuo personaggio ora sarà Mikasa. Ok, vediamo un po' che cosa succederà. In teoria presto ci sarà una missione, ma non so se partiremo subito, lo scopriremo tra poco. Esattamente, abbiamo il mantello della legione esplorativa e siamo pronti per uscire dalle mura. La prima missione. Mentre dei bambini ci guardano e dicono: incredibile. Così come Eren tanti anni fa guardava a sua volta la legione che andava in missione. Mostrateci quello che sapete fare. La legione esplorativa adesso ha tante nuove reclute molto forti. Si aprono i gate e possono uscire. Iniziamo la 57esima spedizione. Avanzate! Ed eccoci fuori dalle mura, ragazzi. Qua iniziamo subito con titani che ovviamente abitano queste zone, quindi riempiono ogni dove e dobbiamo già ucciderli tutti, perché ci daranno fastidio nel mentre avanzeremo. Boom, materiali da crafting preso. Ne voglio prendere il più possibile di questi materiali. Boom, perfetto. Giragli attorno, attaccala ora. Ok, l'abbiamo tirato giù. Ce n'era già un altro. Vai, avvicinati. Sbam, ragazzi, shottato. Mi sa che la nuova lama è abbastanza forte. Allora, recuperiamo il nostro cavallo, che è un po' scemo, però ci serve, quindi andiamo. E abbiamo multipli titani di 15 metri, dobbiamo attaccarli, andiamo. Eccoci qua, ragazzi. Stanno andando ovunque. Materiale da crafting preso, intanto le forze di Erwin sono comparse sul campo di battaglia. Ok. Raga, cazzo, è pieno di titani. Ho un attimo di problemi a muovermi qua dentro. Infatti mi hanno preso, perché ce ne sono 8000, cazzarola. Ok, sarà il caso di tirarne giù qualcuno. SOS Connie, tra l'altro. Ok, ok, forse l'ho già salvato. Giragli attorno, avvicinati. Boom. Prossimo. Perfetto, vai. Materiali da crafting, prendiamolo se ci riesce. Ok. Ne abbiamo un altro di materiale probabilmente. Eccolo qua, vai. Mamma mia, ragazzi, l'abbiamo già ucciso anche lui. Andiamo un attimo al sicuro se ci riesce, che vorrei ricaricarmi. Quindi gas, lame. Nel mentre il mio cavallo non so dov'è, ma qua c'è Erwin e lo possiamo seguire. Nel mentre va verso l'obiettivo. Ok, seguiamo Erwin a questo punto. Eccoci qua. È comparso subito il titano finale di questa missione, che è abbastanza corta a quanto pare. Ok, dai raga, mi sento scatenato oggi, quindi penso che potremmo tirarlo giù facile. Troviamo un modo. Materiali da crafting. Sì. Andiamo a prenderli se ci riesce. Boom! Un materiale lo abbiamo preso, ragazzi. Attacca l'altra gamba. Ancora. Altro materiale preso. E ora andiamo. No, non posso andare alla collotola. Devo tranciargli prima tutte le braccia. Vedete, si avvicinano un sacco di altri titani, però. E infatti devo scappare. Vai, scappa. Ah, merda. Attaccalo. Attaccalo finché puoi. Ok. Ancora un colpo. Un colpo e va giù. Perfetto. Ok, abbiamo tirato giù il boss. Ma a quanto pare la battaglia non è finita.
E tra l'altro devo ricaricare le lame, ma prima... Ah, c'è più di un boss, ragazzi, c'è più di un boss, a quanto pare. Scappa, scappa, Mikasa, scappa immediatamente. Dobbiamo ricaricarci queste fottute lame, subito. Andiamo anche in Berserk, così siamo sicuri di farcela. E attacchiamo l'altro boss, eccolo lì, c'è anche Eren che sta combattendo. Wow, che colpo, raga, che cazzo di colpo. Mamma, raga, lo stiamo facendo veramente a pezzi, ma letteralmente. Ci ho messo di mezzo un altro titano, ma dai che ce la dovremmo fare. Ok, mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso. Ah, aiutato, aiutatemi. Ok, perfetto. Vai, un altro braccio è andato giù, probabilmente. Mentre hanno quasi ucciso un titano, scappa da qui. Avvicinati. No, merda, merda, merda. Mi serve... Ok, ora posso agganciarmi. Perfetto. Scappa, scappa. Ok. Un altro colpo. Ancora, combo. Cazzo, mi hanno preso, mi hanno preso. Mikasa è morta in battaglia. Ragazzi, mi sono fatto mangiare per la prima volta. Wow, vabbè, riproviamoci, ragazzi. Amen. Abbiamo già compromesso un pezzo del titano. Andiamo avanti. Il braccio, la gamba. Ok, adesso abbiamo un altro titano in avvicinamento. Sarà il caso di levarcelo dalle palle. Fai il giro, avvicinati. Ok, l'abbiamo fatto fuori. Andiamo in Berserk, andiamo in Berserk. Attaccalo, attaccalo di brutto. Attaccalo con tutto quello che hai. Perfetto, ora lo possiamo uccidere. Vai. Con l'otola. 1, 2, 3, 4. Perfetto, perfetto, l'abbiamo fatto fuori. Ok. Non sto vedendo niente in questo momento. Allontaniamoci un secondo per capirci qualcosa almeno. Non abbiamo più gas. Posso però ricaricare le lame che mi servono assolutamente. E avviciniamoci all'altro boss. Vai. Boom. Mamma mia, raga, lo sto arando. Infatti mi sorprendo che prima siamo riusciti a morire. Comunque, ragazzi, non dovremmo avere particolari problemi. Avvicinati al braccio. 2000. E un altro braccio va giù. Manca un solo arto e poi potremo attaccarlo alla collotola. Siamo pronti? Vai. Abbiamo finito la rage mod, purtroppo, ma facciamo ancora tanti danni, il che è un'ottima cosa. Vai con tutto il gas. Perfetto, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Attacchiamo la collotola ora. Ok, la combo l'ho fatta. Avvicinati, è tutto gas. Un altro colpo e va giù. E va giù, perfetto. Ora possiamo abbandonare la vecchia cittadina e la spedizione fuori dalle mura comincerà ufficialmente. Ce l'abbiamo fatta, una S e una C. E una S. Prendiamo una B? Una A. Vabbè, buono, dai, tutto sommato. Tra l'altro abbiamo ottenuto un materiale, anzi più di uno, di livello A e molti di livelli B. Tra l'altro Gem Steel, che ci serviva per l'appunto. Per cui mi fa piacere, abbiamo tanti reward che useremo per craftare e migliorare le armi. Quindi, come vedete, mi sono concentrato molto sulla raccolta dei materiali da crafting. E penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Il comandante, le forze del comandante sono arrivate fino alla città vecchia. Adesso arriveremo alla parte principale. Siamo Armin. Ok, quindi dopo aver fatto tutto ciò andremo probabilmente in campo aperto per la nostra prossima spedizione, che vedremo dove ci porterà. Vediamo magari il cavallo. Abbiamo un cavallo molto scemo. Chissà se ne vendono altri. Esattamente, ne vendono un altro che a quanto pare è anche abbastanza forte, ha tanta velocità e stamina. Io me lo compro, ragazzi, costa un bel po', però compriamocelo perché sembra un ottimo cavallo. Quindi sì, equipaggialo e almeno non abbiamo più quello che era scemo, suonatissimo. Ne avremo uno un po' più decente. Detto ciò, ragazzi, abbiamo concluso la prima parte della missione fuori dalle mura. Che cosa ci aspetterà nella prossima puntata? Andremo finalmente in campo aperto, in quello che è il territorio che è stato perso 5 anni fa dall'umanità, e chissà che cosa succederà nella prima missione dei nostri protagonisti per conto della Legione Esplorativa. Quindi, ragazzi, io direi che a questo punto noi ci salutiamo. Ricordate di sostenere la serie con un like se vi continua a piacere. Mi raccomando, non dimenticatelo mai, che è importante. E detto ciò, un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti!